il Dipartimento di Emergenze e Aree Critiche trova la sua, il suo collante, il suo comune denominatore nella, proprio nelle aree critiche legate all'emergenza e alla gestione del paziente critico. Questo Dipartimento comprende l'area critica di ingresso all'ospedale, cioè pronto soccorso con la medicina d'urgenza, poi comprende l'area critica legata alla cardiologia, quindi l'emodinamica, l'elettrofisiologia, l'unità coronarica e le degenze cardiologiche, per arrivare alla chirurgie di questo dipartimento, che sono la cardiochirurgia con tutte le implicazioni sul paziente cardiologico, la chirurgia vascolare e la chirurgia toracica. Le altre aree critiche del dipartimento sono le terapie intensive, quella generale che ha due rianimazioni, una a Santa Croce e una nel presidio Carle, e poi la terapia intensiva più dedicata al mondo cardiotoracovascolare, che è quella qui in Santa Croce del dipartimento cardiotoracovascolare. A questo si uniscono anche in dipartimento le altre aree critiche, che sono i due blocchi operatori. Sono due blocchi operatori, il polivalente e lo specialistico, dove vengono eseguiti mediamente 23-24 mila interventi chirurgici l'anno, e in questo ambito noi abbiamo veramente concentrato nel Dipartimento delle tecnologie ad un livello molto elevato. Possiamo dire che oggi siamo fra le aziende ospedaliere che offrono la maggiore quantità e qualità di risorse ad alto contenuto tecnologico. Basti pensare all'attività che svolgiamo presso la sala ibrida. Convergono molte procedure di tipo mini-invasivo di molte discipline. Fra quelle presenti in dipartimento abbiamo la cardiochirurgia con la parte di chirurgia mini-invasiva, la cardiologia interventistica e la chirurgia vascolare, che svolge buona parte della sua attività con procedure mini-invasive ad altissimo livello tecnologico proprio presso la sala ibrida. Oltre a queste, anche la chirurgia toracica negli ultimi anni ha sviluppato tecniche chirurgiche mini-invasive, sempre utilizzando le tecnologie presenti nella sala ibrida. Le competenze di questo dipartimento sono molto elevate e devo dire che molto riconosciute, sia in ambito nazionale che internazionale.